C'è da spostare una macchina. C'è da spostare una macchina. Disc jockey. C'è da spostare una macchina. Venga fuori qualcuno che da solo non ce la posso farcela. E basta. Vuole venire qualcuno a darmi una mano oppure no? Che siamo qua tutti a ballare, io sono fuori a lavorare. C'è da spostarla e basta. La vogliamo la spostarla o no? E basta. Oh!
capirci, eh? Tocca adesso il cavallo. Tre horse. Poi, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari. E vai! Ma questo qui è un cavallo ostacoli! Non ho capito niente! Il cane, the dog. Noi siamo amici, vero? Mi raccomando, il testo! Il testo! Ma non ho capito una parola! Vi ho portato io qua! Che figura mi state facendo fare? Ma come siamo arrivati a questo punto? Avete capito voi? No! Avete capito? No! Neanch'io! Basta, vado a casa! Va. Un momento, dimenticavo il pesce! Dai, pesce, spiegaci! Parla tu! Esatto! Esatto. È Natale. Un uomo si agita in una bufera di neve. È mio zio. Dico, zio! Ma lui non risponde. Non è mio zio. Mio zio è più alto. Più alto di chi? Non possiamo fare nomi. Al massimo possiamo fare i cognomi. Ne faremo uno per tutti. Krasleo Pantinokraps. Profugo polacco di origine veneta, figlio di veneti di origine polacca, più un cugino di Matera, Materasso. Gruppo sanguigno? Un marasma, guardi. In caso di trasfusione devono chiamare un interprete. Mio zio mi ricorda un po' lo struzzo, senza alcuna offesa per il secondo dei due animali. Lo struzzo è un essere vivente particolarmente parapatolato, l'unico al mondo che possiede 5 consonanti e 2 sole vocali scelte a caso fra la F e la L. Ciò gli provoca spaventosi problemi di pronuncia, per cui nasconde spesso le epiglottide sotto la sabbia e da là tenta di esprimere concetti tipo gobo gobo gobo, che significa birra, oppure grabo gobo gobo, che significa birra scura. E noi siamo andati ad intervistarlo per voi. Chi? Ma lo struzzo, no? Sapendo che vi interessava. Mio zio tartaglia, cioè balbetta. In una parola, balbuzza. Non si direbbe sentendolo parlare correntemente in 5 lingue, 3 italiane e 2 estere. Eppure è proprio così. Così cosa? Egli balbuzza. Come? Egli balbuzza. Ma lei ha appena detto che... Ma non quando parla. Mio zio balbuzza quando ascolta. Devi ripetergli le cose 3, 4, a volte 5 volte prima che abbia finito di sentire la frase. E che cosa fa suo zio? Che ore sono? Che cosa c'entra adesso? È presbite di professione. No, dico, cosa fa suo zio per tale disturbo all'udito? Prende molte gocce in testa. Ah. Ma solo quando piove. Piove. Nevica. Piove e nevica contemporaneamente. C'è vento. Fa un freddo pazzesco. Grandina. Sotto i raggi infuocati del sole la strada si spacca come la parte superiore della crema catalana sotto i colpi di un cartello pneumatico manipolato personalmente da mio zio. Poi... freddo di colpo. Vento. Puzza. Caldo. Che puzza. Cielo coperto. Ancora puzza. E caldo, ma soprattutto... puzza. E caldo. Poi... all'improvviso... solo puzza. E caldo? Tiepido. Vento. Brodo. Agitati gli altri mari. Caldo. Freddo. Piove. Nevica. Lassù qualcuno si sta divertendo a fare zapping col telecomando! Due uomini sopra una torre. Uno è il commercialista di lui, l'altro è mio zio. Chi buttiamo giù? Lasciamo loro il giudizio, sperando che si decidano prima che scada il noleggio della torre stessa. Il tempo passa. Il tempo ripassa, ma non ci sono messaggi per lui. Ultime notizie. Dopo ore di discussione, uno dei due uomini afferra l'altro per le tonsille e, facendolo roteare... violentemente... sopra la propria testa principale, come 5 paia di scarpe tutte 6 sinistre, lo scaglia giù dalla torre.
Chi è stato buttato giù dalla torre? Mio zio. Chi è che è rimasto sulla torre? Mio zio. Ma... In effetti, mio zio ha afferrato quell'altro per l'interno della bocca, ma si è confuso e, in preda a una crisi di identità, si è scambiato per se stesso e si è buttato giù da solo. Il commercialista sta benissimo. Mio zio. Anche perché la torre si trovava a piano terra, per questo l'affitto era così basso, no? Mio zio è convinto di essere un oggetto. Un oggetto? Suo zio? Sì, perché non può essere un oggetto. Da martedì. Ma dico... Scorso. E che oggetto credi di essere? Che oggetto? Suo zio. Ma che zio? Insomma, quale oggetto... Un oggetto molto utile. Tipo? Chi? Suo zio. Ma tipo cosa? Che oggetto credi di essere? Dove? Suo zio, quale oggetto crede... Ma lei crede ancora a queste storie? Voglio sapere che oggetto... Un pavallo. Un cavallo non è un oggetto, è un animale. Ho detto un pavallo. Oggetto piccolissimo a forma di cavallo con una P davanti. E a cosa serve? A pettinarsi. Ma allora è un pettine. Ah sì? Ha ragione. Volevo dire un pettine. E dov'è? Chi? Suo zio. Lo porto sempre con me, qui, nel taschino. Sa, con l'aria che tira si corre sempre il rischio di spettinarsi. Molti di voi, forse in questo momento, si stanno chiedendo chi è questo zio. La scienza non ha ancora dato una risposta a questo terribile quesito, come d'altra parte ancora non ci ha detto nulla di preciso sui buchi neri, né ci ha ancora saputo spiegare quando un fuorigioco è da considerarsi attivo o passivo. Ah, questo si sa. E allora perché alcuni arbitri non lo fischiano e altri sì, specie contro di noi? Mio zio, per esempio, non lo fischia mai. Per forza, fa mica l'arbitro lui. Lui fa la pizza, ma non tutta, solo i capperi. Ed ora vogliate gradire un piccolo sketch alla frontiera per due persone che si trovano alla frontiera. Scena, frontiera, personaggi, due persone su di essa, frontiera. Buonasera. Anch'io. Quanti siete? Due. E l'altro chi è? Non mi dica che non conosce mio zio. Non saprei. Dai, l'avrà già visto senz'altro. Mai avuto incubi prima d'ora? Segni particolari? Ma io francamente... Di suo zio? Non saprei. Ah sì, ecco, per esempio questo. Cosa vuol dire? Sete. E poi? Questo. E che cosa significa? Non lo so, non me l'ha mai fatto. Guardi questo. Ma non ne ho idea. Prolasso. Di che tipo? La prego. Porta gli occhiali? No, guardi, io certe cose... Non lei, suo zio. Ah, li portava? Cioè aveva problemi di vista? No. Ma se portava gli occhiali? Li portava un suo amico, conoscente. Un eczema di Livorno, ora residente a Erpice, che, avendo l'ernia alla bolletta del telefono, poteva parlargli solo di persona. Ed era anche uno che ci vedeva poco, da cui gli occhiali. Da quel momento è costretto a vivere in un'osteria, vita natural durante e forse anche dopo. Vabbè, passi pure. Ah, si è ricordato chi è mio zio allora? No, ma se non vi togliete dei piedi subito va a finire che strozzo uno dei due con le mie stesse mani. In questo caso le consiglio mio zio, una persona per bene e simpatica che dà molte soddisfazioni, soprattutto se servito a tavola dopo gli antipasti, soprattutto a Tokyo. In quel paese, infatti, così amico dell'Italia, noi possiamo tante volte ricordare... Viaggiato in due, mangiato in due, pagato sempre io. E poi mi hai anche abbandonato, me e il tuo cane. Tranquillo, tu vieni a vivere con me. Funky, dicevi che era tutta colpa del funky. Ma se prrrr tu carri, io dico così, non io troverò di questo funky. E poi mi viene di me che sono colpa mia. Se abbandonasti infine col tuo cane, ma sei scappata via con la macchina mia, con i soldi mia. Hai lasciato solo i dischi di funky. Neanche al cane mi è piaciuto il funky, neanche al funky mi è piaciuto il cane. Funky bobo, funky bobo. Mi ha fregato veramente, però non so niente, si può dire che mai abbandonato. Sentito? Mi ha abbandonato. Sei mi ha abbandonato. Noi mi abbiamo abbandonato. Voi mi avete abbandonato. Sì, mi hanno abbandonato. Io mi ho abbandonato da solo. Tu mi hai abbandonato. Sentito? Mi ha abbandonato. Sei mi ha abbandonato. Noi mi abbiamo abbandonato. Voi mi avete abbandonato.
bagnare su. E bagnino, dov'è il bagnino? Sul bagnasciuga, 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 bagnasciuga. Ma che concimi gli hai dato la spiaggia? È tutto sassichi. Oh, ma è abbandonato, no, ma abbandonato, no, lei mi ha abbandonato, no, noi mi abbiamo abbandonato, voi mi avete abbandonato, si mi hanno abbandonato, io mi ho abbandonato da solo. Sentito? Bagnasciuga, che un po' ta bagna e un po' t'asciuga. Far l'amore con uno stetrica è come leccare un gelataio. Oh, ma è abbandonato, no, lui mi ha abbandonato, no, lei mi ha abbandonato, no, noi mi abbiamo abbandonato, voi mi avete abbandonato, gente, si mi hanno abbandonato, non niente da io mi ho abbandonato da solo. Non ho niente da dire. No, scusi, non dicevo lei. No, un gelataio generico. No, fermo. Che non che sono? Che non che sono? Non ho niente da dirle. Uno bello bimbo, uno bello bimbo, uno bello bimbo, ah ah. Uno bello bimbo, uno bello bimbo, uno bello bimbo, ah ah. Uno bello bimbo, uno bello bimbo, uno bello bimbo, ma sta bon. Notte a mezzanotte è nato un bel bambino, è nato in una stalla. Ah! Vicino alla sua mamma. Mamma. Un bel pacciarottone pieno di grassistia, con due occhioni azzurri I. che fanno meraviglia. A vederlo c'è la gente che viene da lontano, e c'erano tre maghi I. legati per la mano. Mano. Cani, pastori, gazzelle, pantere, erano giunti proprio qua, qua, tutti per vedere un bel bimbo biondo che è venuto al mondo. Portarono tanti doni. Sì, 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 sì. No, no, c'è tanti doni, ma tanti doni, tanti doni. No, non posso dirlo. Tipo, non posso dirlo se non si vizia. Vabbè, 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 ne dico uno solo, ne dico uno solo se non si vizia. Allora, gli portarono, per esempio. Per esempio cosa? Gli portarono, per esempio, punto. E basta, solo mi si vizia. Solo esempio. Ciao, bene, va bene, lo dico, va bene, d'accordo. Allora, gli portarono una confezione di sale da bagno per contrabbassisti. Strumento pesante. Un dizionario italiano demita, demita italiano. Per capire cosa dice l'unico uomo politico che considera l'italiano una lingua estera. Serve magari uno ad ascoltare un discorso, capire cosa c'è dentro. Gli hanno portato una scorta di ematomi già pronti per chi non ha tempo di prendere schiaffi da gente.
Ma io ne conosco alcuni. Vorrebbero, ma poi non ha tempo, escono di casa, la gente è già scappata. Poi gli hanno portato un insegnante madrelingua e padre gengiva. Perché magari impari la lingua e ti cadono i denti. Un ascensore a chiocciola per tartarughe pigre. Poi gli hanno omaggiato di esso stesso, gli hanno regalato, praticamente gli hanno portato un pacchetto di wafer. Wafer, una delle poche cose dolci che cominciano per waff. Basta. Se no si inizia. Ancora? Va bene, l'ultima, l'ultima. Poi non se ne parla più, per piacere, se no si inizia. Gli hanno regalato, non posso dirlo, non so se posso dirlo. Va bene, silenzio. Un braccio destro per il ministro Mancino. E basta. Però c'è un però. C'è un però. Però. 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 Però c'è un però. C'è un però. Tu datta. Però c'è un però. C'è un però. Però. Però c'è un però. C'è un però. Che quel bambino sì e si chiamava Pino e si chiamava Pino. No, non è Gesù bambino. E si chiamava Pino e si chiamava Pino. No, non è Gesù bambino. Ma come non è Gesù bambino? Ma dai, ma no, ma non è Gesù bambino. Ma dai, dai, io non ci gioco più. Dai, dai, ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Chi? Chi è quell'idiota che ha detto questa roba qua? L'hai detto tu. Io? Vabbè, se l'ho detto io, l'ho giusto. E la stalla? È in fondo all'Orenteggio, un bar che sta fra i peggio. E la mamma? È un geometra di Manila, fa la barba e si depila. E i tre maghi? È il Perangino e Ranza, i tre maghi con manette, i maghi delle truffe, delle radio e le borsette. E la gente? Eh? E la gente? La gente era in borghese, era nuovo del paese. E la meraviglia? Erano tutti a bocca aperta per la situazione incerta. E gli animali? Animali con le ruote, gazzelle e pantere cercavano un para di erba che vendeva l'erba. Siccome era di erba, vendeva l'erba. Ma non che se uno di mamma vendeva la lura di erba, ma vendeva l'erba. E il bambino? Era un nano di Saronno che ci aveva sonno. L'ha trovato un tizio dentro un pacco natalizio e stop. Ma allora non c'era neanche la neve. No, la neve c'era. C'era. La neve era abbondante, pagabile e contante. La neve fatta strisce, più la tiri e più finisce. Più la tiri e più finisce. Più la tiri e più finisce. Più finisce. Più finisce. Basta, finita. Ciao. Grazie. Un momento, dove andate? Finita. Ma che cosa è finita? La canzone. Ma che canzone? È finita la neve, non la canzone. Megalitiche fette di vanvera. Uno bello bimbo. Arrivarono i giornali, la radio e la TV, e c'era anche lo sponsor che poi non c'è stato più. Sembrava un bel miracolo, cioè hanno creduto tutti, e mo se sono picchiati belli e buoni, cattivi e brutti. Morale della favola: se il giorno di Natale nasce a mezzanotte, o sei Gesù bambino, ti cucchi tante botte. E si chiamava Pino, e si chiamava Pino. No, non è Gesù bambino. E si chiamava Pino, e si chiamava Pino. No, non è Gesù bambino. Non è Gesù bambino. Non è Gesù bambino. Non è Gesù bambino.
dormi tesoro sul cuscino di una nuvoletta. Natale arriverà domani, e andarmo da
settimana. Cari genitori, se volete rivedere il vostro figliolo, infilategli in bocca un bel tovagliolo, altrimenti vi verrà comunque restituito ma un po' legato, e star fuori al freddo di notte lo avrà un po' raffreddato. Grazie, buon Natale. C'è sempre chi può stonare un falso. Lui stonerà, sì, e insisterà, e insisterà. Il guaio sarà che si impegnerà, e mi chiedo se c'è qualcuno che, anche pagandolo, senza fargli troppo male, se lo prende me lo porta via. E Natale arriverà domani anche là. E non dormo da una settimana. Testa nella sabbia, non sa che cosa fare per nascondere la rabbia. Si fila in bocca e mangia tutto ciò che trova, e a Pasqua poi ciò usa la sorpresa nelle uova. Chissà se la testa dalla sabbia leverà. Chissà di no, perché è uno struzzo. Chissà se un giorno o l'altro il mondo in faccia guarderà. Chissà di no, perché è uno struzzo. Si limiterà ad andare giù di testa nel bel mezzo della festa, e sparirà, ma credendo di sparire resterà a culinario fra la gente che c'è sta, che sorride se ne va, che lo guarda se ne va, scrolla la testa e se ne va. Idem. Tutto ciò che trova, chissà di no, perché è uno struzzo. Chissà se a Pasqua cerca la sorpresa nelle uova, chissà di no, perché è uno struzzo. E se ci penso mi ricorda un po' me te, e non chiedermi perché. E va, ma credendo di partire resta là
al culo in aria fra la gente che c'è sta, che sorride e se ne va, che lo guarda e se ne va, scrolla la testa e se ne va. Idem. Lo struzzo crede di essere andato via ancora lì. Che tipo, con la testa nella sabbia per nascondere la rabbia. Ma cosa cavolo vede? Chissà cosa spende in shampoo. Senza niente da mangiare, qui nella mia stanza ho crisi da fondare.
Ehi ragazzi, sentite qua. Sono andato alla festa di Barbie, no? Arrivo lì e faccio ciao Ken, e lui ciao Salvi, ti facciamo più bello. Ha parlato Alain Delon. Ma che voce da pilla c'ha? Mi volto e ci trovo anche Sgarbi, che prendeva a schiaffone Fiorello sostenendo di essere più bello, mentre Papi, truccato da uova, di nascosto filmava la uova. La Parietti faceva la torta coi ragazzi italiani di scorta. Poi c'era la moto di Giovanotti, la foto di Ramazzotti, il ragù di Geriscotti, Pavarotti. C'era il cane di Paolo Liguori, anche lui con la lingua di fuori. Dei Dura Duran c'era il nonno che non stava più in piedi dal sonno. E quante star, proprio tante, ed io mi sentivo importante. C'è Bersani e parla con Frizzi, che gli riempie la piazza di schizzi. C'è Fabi e Ceneca, hanno pure cantato. Dopo gli hanno sparato. Se ne stavano invece in disparte figli, cugini, fratelli, zii d'arte. Gasma, Pagnazzi, Di André, Celentano, Buzzanti, Venier, la generazione X, Ambra, Visio, Joel ed X, i mitici O2, i veri Audio 2, i quadri di Ligabue, l'Avventura, la Marcuzzi, la Strada, la Marini, e nessuno ci bada. Era pieno di star quella sera, ma soltanto la Barbie era vera. Thank you.
Sì, viaggiare nei deserti, spazi aperti e non sapere che cosa c'è per raggiungere la meta che poi scopri è dentro te. Sono un povero cammello, ma lo stesso mi domando: chi glielo fa fare quei tre che sono re di abbandonare tutto e andare a finire non si sa dove? E a piedi poi? Ma non gli conveniva prendere un taxi? Questa storia si estende in Argentina. Scusi, ma non c'era che un po' di musica? Ecco, paese sconfinato che si svolge da qui a là e poi torna indietro facendo un giro larghissimo che tutti si perdono e preferiscono venire ad abitare qui da noi, dove non ci sono gli elefanti trasparenti. L'elefante, l'elefante con le zampe, che gli piacciono, gli piacciono le gambe, per nascondersi le usa, come un gatto fa le fusa. Fa più fumo, fa più fumo di un cannone, si nasconde con le persone, bambù. Si vergogna della gente, non si vede, non si sente. Ci è rimasto, il e la zebra ci è rimasta, il e il leopardo che è in ritardo, il coccodrillo che è un pomillo, il e il cerbiatto esterefatto, il e i gamberetti poveretti, il e la pantera con Gilera, il e i pipistrelli con gli ombrelli, il e io ho l'arredamento, il non ci sono d'altro gira, il bambù. E alla fine di quel giorno allucinante, ciascheduno si scontrò nell'elefante. Si salvò solo il mandrillo, che restò a casa tranquillo a passare la giornata con la sua fidanzata. Ma l'elefante dov'è?
questo disco production è lieta di presentare omaggio a Lupo Alberto. Con lui nella parte di lui, lei nella parte di lei, voi nella parte di voi. Noi non ci siamo ancora, ma stiamo arrivando. Eccoci. Fuori dagli orti e dalla fattoria, poco lontano da qui, oltre i confini della prateria, sulla collina c'è chi canta alla luna, alla fortuna, e gli va bene così. È bello d'estate dormire di fuori, contando le stelle nel blu. Ma arriva l'inverno e sono dolori, e tutto sto bianco qua giù. Riflette la luna e riflette anche il lupo, sta vita non la reggo più. Nella prateria, le notti ti spaccano in due, i giorni ti spaccano in quattro, e prima delle 7:15 ti ritrovi diviso in 8. Ed è difficile trovare da mangiare per 8 lupi, ma per fortuna c'è l'amore. Marta, Marta! E un altro giorno si tinge di notte, ma se non riesci a trovare un modo sicuro per evitare le botte, senza dover rinunciare alla gallina, a qualche rapina, di là lui non si muoverà. Fate tutti attenti, fate attenti. Metti la mascherina.
Se state tutti attenti, siamo tutti attenti. Gira, gira il mondo con la mascherina, guarda che regalo ci è arrivato dalla Cina. Gira, gira il mondo con la mascherina, guarda che regalo ci è arrivato dalla Cina. Metti la mascherina, metti la mascherina, metti la mascherina, metti la mascherina, metti la mascherina. Gira in tondo, crolla tutto il mondo, senza mascherina non esiste medicina. Gira, gira in tondo, crolla tutto il mondo, senza mascherina non esiste medicina. Allora, state a casa, mangiate a casa, bevete a casa, respirate a casa. Ricetta, mazzangollo, fate la mazzangollo. La mazzangolla casalinga si distingue dalla mazzangolla marina perché non nuota, non nuota. Mascherina ai quattro formaggi. Non lavate la mascherina per una settimana e poi con la profumazione ci siamo. Pronto? Sì, stia attento. Stia a casa. Stia a casa. Stia a casa. Stia a casa sua, non da me. Stia a casa sua. Totto le mazzangole, calamare, calamare, totto le mazzangole, vongole, vongole, spiridioni, spiridioni, mullazzini, nulla tenenti al forno, pane, 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 cane, cane, cazzi, tini, pini al forno, tini, pini, pini, molla la mascherina. Rimbocchiamoci le mani. Me la dai o no, me la dai sì o no, la mascherina, la mascherina. State bravo. Fa paura, 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 fa paura. Non fa paura, 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 non fa paura. Papayuga, 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 papayuga. Togli la mascherina, 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 togli la mascherina. Metti la mascherina, 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 togli, 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 togli. La civiltà è segno di mascherina. Il mondo globale liofilizzato, la sua mascherina si è dimenticato. E ora che sei ammalato, tu vieni a chiedere a me la mascherina? Ma vai a cercartela da te la mascherina. Tu che hai cantato come una cicala tutta l'estate fino a stamattina, compra la mascherina. Lava la mascherina. Gira, gira il mondo con la mascherina, guarda che regalo ci è arrivato dalla Cina. Gira, gira il mondo con la mascherina, guarda che regalo ci è arrivato dalla Cina. Donne, è arrivata la mascherina, bella, snella, assai carina. Ultime notizie. Finite, finite le notizie. Un momento, fermi. Ma vi siete accorti? Che atmosfera di festa? Che festa di atmosfera? Entrecaps, paracantallera. Tutti intorno a te, la gente ride senza che ci sia un perché. Cos'è? Una magia? No, è Natale. È Natale!
e gli angeli che guardano giù dicono che belli sembrano fratelli, questo è il giorno più bello che ci sia, siamo tutti amici fino all'epifania. Solo, ma è appena arrivato Natale. L'aria è piena di canzoni, i bambini sognano e nel cielo in alto brillano come te, come te. Mostrano la via con la loro scia, come te, come te. Se non ti sembra vero che qualcuno non conosce la strada per il Natale, chi è che non la conosce? I magi sui cammelli li vengono da lontano, ma saranno puntuali anche se vanno piano. È Natale, è Natale. La terra si è imbiancata, color panna montata, il mondo pettinato con lo zucchero filata. E certo, Natale viene una volta all'anno, massimo due. No, 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 una volta solo basta. Per questo è così bello, ce ne fosse uno al giorno. No, ma una tantum è più bello di più. Perché il Natale è pieno di natalismo. E il cielo è trapunto di stelle come te. Ta 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 va para pa vavo pa paremo vavo pa 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 ba bo ba bo bo ba bo ba bo 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 bo. Tutto intorno a te la gente ride sempre, sa che ci siamo perché cos'è una magia? Ma no, le ho già detto, è Natale. Ma sì, è Natale, ove? Ivi viene giù da Connecticut e fa il giro del mondo senza far differenza tra chi è smilzo e chi è tondo, perché siamo fratelli tutti, così belli come i brutti. Già, è facile essere buoni a Natale, bisognerebbe essere buoni tutto l'anno. Allora facciamo così, tutto l'anno siamo buoni e a Natale facciamo i cattivi. Ma come no? T'ho detto e basta.